bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi vi presento un risotto con zucca, mantecato al gorgonzola e poi con crumble di amaretti. Partiamo nel preparare la crema di zucca. Io mi sono già portato, tiriamo giù l'acqua, ok. Io mi sono già portato avanti nel pulire la zucca, adesso la taglio a dadolata così, grossolanamente, perché tanto bisogna farla rosolare. E poi l'andremo a frullare per rendere la nostra purè, la nostra crema, dove andremo a mantecare il nostro risotto. E poi andremo a finire, al posto del burro andremo a inserire del buon gorgonzola dolce. Allora, un po' d'olio, guardate, metto su del buon cipollotto, questo lo lascio qui, qualche foglia di salvia, eccola qui, grossolanamente, perché dopo, una volta che sarà cotta la nostra zucca, andremo a frullarla nel bicchiere del mini pille. Bene, la spezzettiamo così a mano, ok, la nostra zucca, correggiamo con un pizzico di sale, del pepe, e adesso lasciamola ammorbidire. Ma voi non potete sentire il profumo di questa zucca col suo cipollotto, il pepe, la salvia, è qualcosa veramente di straordinario. Allora, ci siamo, allora vado a trasferire il tutto nel bicchiere e andiamo a frullare. Ecco perché ho tagliato grossolanamente il cipollotto, non abbiamo bisogno di tagliarlo finemente come se dovessimo fare una base per un risotto, ok. Oh, va che bravi i miei tecnici, mi hanno già collegato il mini primer. Ok, allora andiamo a frullare tutto e rendiamo il tutto una purea di zucca. Ecco, basta, abbiamo finito. Allora, mettiamo via il mini primer, il brodo è già a temperatura, questo ce lo mettiamo da parte perché al momento non ci serve, e partiamo con andare a tostare il nostro risotto, il nostro riso, chiedo scusa. Allora, accendiamo. Tostatura a secco, andiamo a tuffare il nostro riso e voilà, lo tostiamo qualche minuto sino a quando non diventa traslucido. Quindi, tostandolo a secco, il chicco diventa più forte, si cristallizza e in fase di cottura mi butta fuori piano piano l'amido. Perché io di solito uso andare a correggere di sapidità il risotto poi alla fine, dopo averlo mantecato. E incomincio a inserire i primi step di brodo. Così. Sentite come sfrigola? Allora, i primi mesoli di brodo si devono ancora asciugare. Io nel frattempo mi porto avanti. Incomincio a prepararmi. Vedete quanto sono belli, sono morbidissimi. Questi sono gli amaretti di Sassello. Li trito così grossolanamente e poi andremo a inserirli sul nostro risotto. Sì, ne faccio un altro perché per una porzione può bastare. Allora, mettiamoli qua. Bene, ora vado a inserire un po' di purea della nostra zucca che abbiamo preparato in precedenza. Avete visto come l'ho fatta, sì? Ecco. Al limite andiamo ad aggiungerne un altro po' quasi alla fine. Passiamo un po'. Bene, allora aggiungo la restante polpa di zucca, che avete visto come l'ho fatta, no? Allora adesso vado a mantecare con un po' di gorgonzola dolce, questo può bastare, ok. In questo caso posso spegnere la mia piastra, aggiungo un po' di parmigiano, manteco e, come al solito, ormai lo sapete, lascio riposare il mio risotto. Allora, abbiamo lasciato riposare, adesso andiamo a impiattare, bello cremoso, eccolo qui. Bene, un po' di crumble di amaretti. Ok, benissimo. Spero che il piatto vi sia piaciuto, provateci e fatemi sapere. Alla prossima!